morte di quei banditi che abbiamo ucciso! Ecco, hai visto? I miei ragazzi se lo ricordano. Mentre gli altri, no. Potevi sempre contare su di loro quando c'era da gridare e insultare i pionieri. Ah. Ma quando le cose si sono complicate e gli acquatici hanno iniziato ad attaccare a centinaia, hanno cambiato solfa. Oh, le radiazioni! Oh, quanto sono pericolose! Oh, le ragazze dicono che il maestro ha detto che dobbiamo andarcene! Oh, oh, oh! Beh, combattere contro gli acquatici non è divertente quanto appendere i banditi ai pali. I banditi si possono derubare dopo che li hai uccisi, mentre i mutanti non hanno niente di interessante da prendere. Quindi chi se ne frega se vogliono divorare la valle intera, no? Vermi, sono solo dei vermi patetici. Terricoli. Ecco cosa sono. E poi era anche un po' tardi per iniziare ad ascoltare il maestro. Ma a quei vermi non interessa a chi dare retta, il maestro o le ragazze. L'importante è avere una scusa per tirarsi indietro. E così quei codardi se ne sono andati tutti. Ah. Persino i pionieri hanno più carattere di quegli esseri viscidi. Quegli avventurieri da due soldi hanno seguito gli Udmilla alla diga per poi prendere le gallerie e seguire il bacino. Non so se sono arrivati da qualche parte, ma non si preoccupavano delle radiazioni, questo è certo. Beh, l'unica persona che ha le palle in quel patetico gruppo è Olga. È venuta spesso a trovarci, ha sempre stroncato quei codardi alle riunioni del consiglio. A trovarci un paio di palle! È venuta sempre a trovare te! Sì, è vero. Me! So, se non fosse per la mia ferita alla spina dorsale, Olga e io avremmo dato una svolta a questa valle. Invece, chi vuole uno storpio? Che se ne vada al diavolo! Una donna a bordo di una nave porta sfortuna. E poi noi siamo rimasti con te. È vero. I miei ragazzi sono rimasti qui. Anche se ho dovuto fare qualche opera di convincimento. Anche voi volevate abbandonare il vostro vecchio amico, non è così? Non è così? Ma no, signor ammiraglio! Non avremmo mai potuto farlo! Sì, sì. Andate a dirlo a questo nuovo arrivato, che sembra essere tutto orecchie. Per me, invece, voi siete come un libro aperto. So perfettamente che volevate abbandonarmi. E se non avessi preparato uno dei miei famosi tè extra forti quel giorno, l'avreste fatto. Sì, su questo non c'è alcun dubbio. Ehi, attenzione alla chitarra! Ricevuto, signore. Farò attenzione. Dai, ricorda che questo affare è uno strumento. Sì, signore. Uno strumento. Ma che diavolo hai che non va oggi? Ci tieni proprio a essere spedito a pulire il ponte? Mi spiace, ammiraglio. Non dispiacerti. Ma impegnati. Perché non suoni qualcosa con la chitarra anziché farla cadere? Magari un bel canto marinaresco. Sì, ammiraglio! Canto marinaresco in arrivo! Siete solo dei vermi terricoli! Vermi! Sì, stavo pensando perché non ci facciamo una sigaretta. Dai, forza! Oh, niente male! Forte, come piace a me. Questo tè è buono sia da fumare che da bere. È perfetto anche per curare qualsiasi malattia e risolvere i problemi coniugali. Ahahahah!
L'odore è molto particolare, ma mi piace molto. Ai miei ragazzi non dispiace, non più. Tè è buono, però mi fa venire un sonno. Ascolta, bandito, sai che ti dico? Rimani qui con noi. La vita qui non è male. Possiamo parlare, mangiare e bere tutto quello che vogliamo. Domani ti troveremo una branda. Nel frattempo mi faccio un pisolino, solo una dormitina. Ottimo tè, ottimo tè!